I carabinieri del comando provinciale di Alessandria hanno festeggiato i 202 anni della fondazione dell'arma con un copione diverso dal solito. I reparti speciali e lo schieramento in alta uniforme hanno varcato a passo di marcia il portone della storica caserma Scapaccino di Piazza Vittorio Veneto ed hanno reso gli onori militari al comandante generale dei carabinieri del Piemonte della Valle d'Aosta Gino Micale e al comandante provinciale Enrico Scandone. La celebrazione, dopo la sfilata dei laberi, è proseguita con l'alza bandiera accompagnata dall'inno di Mameli suonato dal corpo musicale Romualdo Marenco di Novi Ligure. La formazione militare, i gonfaloni ed i laberi si sono inchinati mentre il tricolore ha raggiunto il punto più alto del pennone. Momento di emozione, l'omaggio ai caduti dell'arma. Ai piedi della lapide che ricorda i morti per causa di servizio, il prefetto di Alessandria, Romilda Tafuri, il generale Micale, il colonnello Scandone ed il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri della Provincia hanno deposto una corona di alloro in onore a quanti hanno perso la vita nella lotta a terrorismo e criminalità organizzata. Con il loro sacrificio, ha detto il comandante dei carabinieri della provincia di Alessandria, traiamo stimoli per il nostro impegno futuro. Con questo spirito, tutti i carabinieri d'Italia vogliono dedicare questa cerimonia al maresciallo capo Silvio Mirarchi, ucciso pochi giorni fa in un conflitto a fuoco con una banda di trafficanti di droga. Prima di concludere il suo intervento, il colonnello Scandone ha evidenziato l'impegno dei carabinieri della provincia di Alessandria, che ha consentito di scoprire 3.500 reati, di trarre in arresto 420 persone e di denunciarne in stato di libertà oltre 3.000. Alla fine della cerimonia, il prefetto Romilda Tafuri, il generale Gino Micale, il sindaco di Alessandria Rita Rossa ed il procuratore capo della Repubblica Mario D'Onofrio hanno consegnato al maresciallo Cosimo Cicero della stazione di Valenza, al maresciallo Roberto Di Stefano della compagnia di Novi Ligure impegnato in Afghanistan e al maresciallo Luigi Olivieri della stazione di Arquata Scrivia gli encomi solenni del comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta.